Salve, benvenuti a tutti, ciao, ciao a tutti quanti, benvenuti a questo quarto incontro su Facebook, Facebook Business Coaching in diretta da Firenze. Oggi voglio parlarvi di crisi, avete visto il titolo, c'è molta crisi, non si sa più dove stiamo andando su questa terra. Intanto mi sentite, riuscite a sentirmi, vero? Oggi voglio parlare di crisi, perché voglio parlare di crisi? Perché ultimamente succede sempre più, diciamo che l'economia sta un po' migliorando, le cose stanno andando un po' meglio. Non in tutti i settori, ovviamente, eccetera, eccetera, però si cominciano a vedere alcune avvisaglie di crescita. Eppure ci sono tantissimi imprenditori che stanno in un momento di crisi e non riescono a tirare le gambe da questa situazione. La domanda è: come si fa a uscire dalla crisi? Io penso che questa domanda sia oggi più. Scusate, sto aggiustando le luci, c'è un colore un po' azzurrino oggi, non capisco, boh. Però va bene, insomma. Intanto datemi dei feedback per favore che mi riuscite a sentire. Allora, il concetto è questo, il concetto è che sempre più spesso vedo imprenditori in crisi, vedo imprenditori che non riescono, non sanno come uscire da questa situazione di impasse in cui si sono trovati o si trovano attualmente. E non è come quello, non è che la risposta è dentro di te, è solo che è sbagliata. Perché non è così la verità è che la risposta non è all'interno della persona, può essere che c'è una risposta all'interno dell'imprenditore che si trova nella crisi, però c'è una procedura che va attuata ed è una procedura che francamente io attuo con tutti quanti i miei clienti con cui lavoro, tutti gli imprenditori con cui lavoro che o mi chiamano quando sono in crisi oppure si trovano in una situazione di crisi nel momento in cui stiamo progredendo all'interno del nostro programma di business coaching. Beh, è molto interessante perché la prima cosa da fare è veramente una cosa semplice. Quindi la domanda è la domanda a cui voglio rispondere è: qual è la procedura? Qual è la procedura? Se esiste una procedura specifica per uscire dalla crisi? La risposta è: esiste la procedura. È una procedura che applico sempre con ottimi risultati. Esiste e ti consente anche di non ripiombare nella crisi profonda. Ovviamente momenti, un attimo di debacle ci possono essere, che sono abbastanza fisiologici, andamenti verso l'alto con discese. Però è pur vero che se sai gestire bene è un programma, è un metodo, e sai gestire un metodo, evidentemente questa crisi la puoi allontanare sempre di più da te. Allora la domanda, ripeto, è: qual è la procedura? Quali sono i passi da fare? Allora, i passi da fare sono abbastanza semplici dal punto di vista teorico. Nella sostanza sono estremamente complicati, soprattutto il primo è estremamente complicato. Perché è complicato? Perché le persone tendono a essere estremamente impauriti, ed è la prima volta che probabilmente mi sentite usare la parola paura, è la prima volta che la uso perché di solito io tendo a differenziare molto attentamente la parola paura dalla parola preoccupazione. Le persone sono molto paurose di cambiare. Eppure ragioniamo un attimo col buon senso. Diceva Einstein, follia è fare sempre la stessa cosa aspettandosi un risultato differente, no? Quante volte è stato detto. Voglio ripetermi, insomma, lo so che mi ripeto, che ripeto una cosa già detta tantissime volte, ma le cose che funzionano vanno rimarcate. Le cose che quando le cose non funzionano, se continui a fare quella cosa, otterrai sempre lo stesso risultato. Quindi se non cambi comportamento, continui a ottenere sempre il risultato che ho ottenuto. Se il risultato non ti piace e sei in un momento di crisi, evidentemente devi cambiare comportamento. Quindi cosa bisogna cambiare in un business? Se tu sei con tua moglie e non ci vai d'accordo, evidentemente devi cambiare un comportamento. Qualcuno dirà: cambio moglie, va bene, però puoi cambiare anche un comportamento e magari avere una relazione migliore di coppia. Dall'altro lato, se è facile nelle relazioni e nelle cose personali, nel business può essere un po' più complicato perché le cose da cambiare possono essere veramente tante. E oggi voglio con voi approfondire quali sono gli elementi che possono essere cambiati. Per esempio, una cosa che molto spesso mi trovo a cambiare è il modello di business, perché molto spesso ci si fa a un modello di business degli anni 80. Attualmente non ho più piccoli clienti, c'è stato un periodo in cui avevo piccoli clienti, magari anche negozi, fronte strada, piccole attività, la quale strategia di vendita era: arrivo la mattina alle 8, apro alle 8 e mezza, alle 9, apro la serranda, apro il serramento. E questa è la mia strategia di business, questo è il mio modello di business. Il mio modello di business semplicemente si ferma, aprire la serranda, stare fuori, guardare e magari fumarmi qualche sigaretta aspettando che qualcuno entra. Questo modello di business non funziona. La prima cosa da fare è cambiare questo. Come lo cambi?
Se sei un piccolo business, puoi cambiare modello di business semplicemente, per esempio, essendo più attivo nel cercare clienti piuttosto che passivo. Continuo a essere la maggior parte, penso il 95% delle persone che hanno un'attività commerciale, continuano ad avere un atteggiamento passivo nei confronti del mercato. Invece oggi il mercato ha bisogno di un atteggiamento cooperativo, cioè bisogna andare verso il cliente. E quindi avere tecnologie come questa, questo è un esempio di un metodo che serve a farsi conoscere, questo che sto facendo io in diretta, piuttosto che avere uno strumento banalissimo come una lista di mail, ogni cliente che fa un acquisto, lasciare la mail con un buon omaggio, con una qualsiasi cosa che spinge il cliente oppure una raccolta punti, non lo so, che è una cosa vecchissima se ci pensate, però dov'è che diventa nuova? Diventa nuova se tu prendi la mail e poi hai uno strumento con cui collaborare con questo cliente, con cui parlare con questo cliente. Allora, già questo è un cambiamento che può ottenere un determinato risultato. Ancora, tantissime volte mi sono trovato in condizioni di lavorare con clienti. Vi faccio ecco, un altro esempio: ormai ho preso il filone dei negozi, comunque delle attività a fronte strada. No? Attività a fronte strada molto spesso hanno quello che noi definiamo un tasso di conversione. Il tasso di conversione è il numero di scontrini emessi rispetto alla gente che è entrata. Diciamo che se sono entrate 10 persone nel negozio, che sia un negozio, una farmacia, non so, un negozio di abbigliamento, eccetera, eccetera. Su 10 persone che sono entrate all'interno del negozio, 2 hanno comprato e sembra che il 20, 30, 40% di tasso di conversione sia un ottimo tasso di conversione, sia un ottimo risultato. Però se i tuoi risultati continuano a calare, beh, la prima cosa che potresti cambiare è fare qualcosa per aumentare questo tasso di conversione, quindi operare in maniera differente per aumentare il tasso di conversione. Banalità, cose semplici. Ma banalmente mi sono trovato in un'azienda in cui ho detto: vabbè, ragazzi, stampiamo 10 euro. Questa è un'idea che vi sto dando. Stampiamo 10 euro, 20 euro di una banconota 20 euro fasulla con scritto facsimile, con scritto buon omaggio da consumare entro giornata per i clienti che acquistano almeno, non so, 100 euro di merce. Il cliente che vedi entrare nel negozio e girellare all'interno del negozio, ti avvicini. Ovviamente di solito con me si avvicina e dice: posso aiutarla? Dice: no, guardi, sto soltanto guardando. Benissimo. Visto che sto soltanto guardando, semplicemente perché l'è entrata nel mio negozio, le regalo 20 euro. Se lei oggi decide di consumare qualcosa, di prendere qualcosa, ha questo buono. Ora vi rendete conto che facendo così il tasso di conversione aumenta, cioè degli 8 clienti che entrano, degli 8 potenziali clienti che entrano, ovviamente invece di comprarne 2, 3, 4, possono diventare 5, 6, 7. Su 1000 clienti a settimana che entrano nel negozio, se riusciamo a spostare il tasso di conversione da 20%, quindi da 20 clienti su 100, andiamo a 30%, vi rendete conto che abbiamo aumentato il fatturato del 50%, semplicemente con un'idea così, un'idea banale. E magari neanche dal 20 al 30, dal 20 al 25 abbiamo aumentato il fatturato del 25%, semplicemente con un'idea e con uno sconto. Dici: Antonio, però ho dovuto dare uno sconto di 20 euro, ho capito, però ti sei andato a convertire un cliente altrimenti non avrebbe comprato. Quindi facilitare, per esempio, con un cambiamento come questo, un'idea di cambiamento, che può essere applicata nel tuo settore per aumentare il fatturato, per aumentare le chiusure. Faccio un altro esempio. Il Black Friday per me è stata un'occasione di business importante. Black Friday, che è di solito il venerdì prima dei saldi, dove prima della chiusura dei saldi, scusa, quindi un mese prima di Natale, quindi dove l'ultimo giorno in cui è possibile fare qualsiasi tipo di promozione prima del periodo natalizio, io ho fatto un'offerta, ho mandato una mail, ho messo due post su Facebook, ho detto: il mio corso Strategia per la tua efficacia, l'unico corso al mondo per aumentare la tua efficacia strutturato su un metodo scientifico, che costa 297 euro, oggi venduto a 100 euro, mi sembra, 127 euro, ho fatto un prezzo del genere, cioè ho abbassato il prezzo notevolmente. Avrò venduto un centinaio di corsi, cioè senza far nulla, senza aver portato nulla. Qual è la cosa interessante? Che di questo centinaio di corsi, un 15%, quindi 15 clienti, mi hanno poi richiesto delle informazioni per diventare miei clienti con il programma di business coaching. Non l'ho chiuso tutti perché sinceramente
non avevo neanche lo spazio per farlo. Qualcuno è diventato mio cliente, pochi, qualcun altro è diventato un cliente mio, però seguito dai miei coach, dai coach che oggi collaborano con me. Quindi comunque sono riuscito a dare dei clienti ai miei coach, sto seguendo delle persone grazie a una singola idea che ha determinato che era un'idea che viene fuori da un ragionamento diverso, che ha un cambio di direzione, per uscire fuori da un momento di crisi o semplicemente, come in quel caso dove non c'era nessun periodo di crisi, era un momento per sfruttare un'occasione che è il Black Friday. Allora, se vi trovate in un momento di difficoltà economica, ragionate in termini prospettici. Qual è la cosa che potete cambiare ora e che sotto il vostro controllo, che oggi potete cambiare, che migliora il vostro business o la vostra potenzialità business? Potrebbero essere tanti, potrebbe essere un'offerta, potrebbe essere un modo di proporsi, potrebbe essere il modo in cui è strutturata la vostra offerta, potrebbe essere banalmente il vostro modello di business, potrebbe essere anche il vostro modello di business. C'è gente che rivende roba degli altri, probabilmente se ti fai, conosco tanti rivenditori che se avessero aperto un negozio, magari che producevano, ecco, avrebbero guadagnato molto di più perché c'è un margine molto più alto. Un'altra banalità, cioè. Se vuoi fare un business vero, non smetti di rivendere gli altri, ma magari di fare una linea di prodotto personale. Nelle farmacie, molto spesso i farmacisti affiancano ai farmaci brand dei farmaci o degli integratori alimentari che sono fatti da una cooperativa di farmacie. È un modo per avere un margine più alto e vendere all'interno della propria catena distributiva un prodotto elaborato stesso dal cooperativa dei farmacisti. Questo è un modo in cui si cambia un po' l'attività commerciale per aumentare i margini, uscire fuori dalla crisi e ottenere un risultato differente. A volte devi cambiare modello di vendita, ci sono dei modelli di vendita che non funzionano. Ho lavorato con aziende che proponevano, che facevano e reiteravano un modello di vendita anni 20, neanche anni 70, anni 20. Il modello di vendita alla barzelletta, cioè. Di cosa stiamo parlando? Oppure un modello di vendita dove si vendeva un solo prodotto e non c'era il pensiero a fare un cross-sell. Il cross-sell è quell'attività in cui vai a vendere allo stesso cliente altri prodotti. Oppure ve ne racconto un'altra, bellissima. Una volta ero entrato in un'azienda dove i venditori vendevano un prodotto a basso costo che doveva essere un entry level. Un entry level è un prodotto che costa poco, che le aziende clienti comprano, un servizio in questo caso, che comprano e che consente alle due aziende di entrare in una relazione di business. Successivamente, visti i risultati positivi, questi clienti avrebbero dovuto comprare un prodotto a più alto valore, ok? Il problema qual era? Che questo prodotto veniva venduto. Ma il margine non era soltanto ridicolo, il problema è che la maggior parte dei clienti che compravano questo prodotto poi non venivano convertiti in acquirenti con un potere d'acquisto maggiore, quindi i clienti che pagavano l'entry level, nessuno diventava un cliente che comprava la consulenza ad alto prezzo. E il dramma era che poiché il prodotto di basso valore non aveva un margine, anzi addirittura aveva un margine negativo, quindi l'azienda perdeva ogni volta che vendeva uno di questi servizi. Più servizi vendevano, più l'azienda perdeva. Cioè, una follia assurda. E quando feci notare la cosa, la risposta che mi fu data è: questo qui è un prodotto civetta, serve a farci conoscere l'azienda. E poi questi clienti devono essere convertiti a clienti a tot spendenti con consulenze più di alto profilo. Domanda: quanti clienti convertono? 0%. Quanto perdi per ogni prodotto venduto? 200 euro. Più vendi, più perdi. Che discorso è? Quindi via questo prodotto, si tenta di vendere direttamente l'attività, il servizio ad alto costo, che tra l'altro qualificava ancora meglio l'azienda. Facendo questa operazione abbiamo recuperato in 7 mesi 250.000 euro. Un'azienda che fa 1 milione di euro di fatturato è un bel risultato. Dice: ma abbiamo convertito meno clienti. Ho capito, ma i clienti ti hanno dato 20-30 mila euro? È molto meglio convertire poco a grandi volumi che convertire tantissimo a piccoli volumi dove addirittura il margine è negativo e poi nessun di questo cliente si converte a prezzi più alti. Non so se mi sto spiegando. Quindi anche qui il modello di vendita e il modello di business, il funnel in questo caso, l'imbuto di vendita, cioè il sistema di prodotti e escalation da vendere, probabilmente deve essere rivisto. Oppure ancora peggio, non avere assolutamente un sistema di vendita o un meccanismo di crescita. Questo è ancora peggio, è ulteriormente terribile. Questo
Quindi la cosa importante è cambiare. A volte bisogna cambiare i dirigenti, le persone che sono a capo di un gruppo, perché se un gruppo che funziona a un certo punto inizia a non funzionare più, ci dobbiamo fare due domande e dobbiamo dire, ok, chi è che sta dirigendo questo gruppo, cosa sta facendo? Ecco che una fase di indagine successiva ci può rivelare che magari la persona che sta gestendo il gruppo la sta gestendo in maniera negativa. Quindi, qual è la prima cosa da fare quando c'è un momento di crisi? La risposta è cambiare. Cosa? Vediamo, dipende, bisogna fare dei tentativi. Probabilmente da un'analisi si capisce qual è l'elemento che non funziona e va cambiato, ma se non riuscite a individuare qual è la cosa da cambiare, cambiate qualcosa, semplicemente cambiate meccanismo, cambiate la routine, cambiate il modo in cui vi state approcciando al mercato, perché quel modo in cui vi state approcciando non sta ottenendo risultati. Anzi, più reiterate questo comportamento, peggio va. Ecco che la prima cosa, l'unica cosa sensata da fare è cambiare. Domanda, però Antonio ha detto che la gente non cambia per paura, sì, ed è proprio paura. La paura sta nel fatto che non si sa cosa succede. Quindi in questo caso vi può aiutare qualcuno che ha già fatto una cosa del genere, oppure un consulente o un business coach, cioè, sto facendo un attimo di promozione, no, cioè è vero, funziona. Farvi aiutare da qualche professionista che già ha fatto cose del genere e sa questo cambiamento, che tipo di risultato può ottenere. A me viene da ridere, ma bonariamente, quando qualche cliente mi dice di fronte a un cambiamento, che io a volte richiedo di fronte a dei numeri in calo, dico ok ragazzi, i numeri stanno calando, bisogna cambiare qualcosa. Cosa cambiamo? Per esempio, spiegatemi il modello di vendita, spiegate come sono organizzato, spiegate come. E vado ad indagare quali sono tutti gli elementi che compongono il sistema azienda. Quando individuo una cosa da cambiare, propongo il cambiamento. E di solito i proprietari dicono, ho capito, ma se cambiamo questa cosa, cosa succede? E di solito, dopo un po' di esperienza, ormai io so cosa succede. Guarda, succederà questo, questo e questo. Fidati, andiamo avanti. Facciamo il cambiamento, succede quello che abbiamo detto. E alcuni clienti rimangono su e dicono: ma come fai? Sei mago? Conosci il futuro? No, conosco i meccanismi. Le persone agiscono sempre allo stesso modo e le cose rispondono a delle formule, rispondono a dei modelli. Quindi un cambiamento non repentino, non totale, un cambiamento però del modello di vendita, del modello organizzativo, del modo in cui ti stai approcciando al mercato, ti può determinare un ottimo risultato e questo è importante farlo. Non vi ho salutato perché stavo parlando, ma ciao a tutti quelli là che mi hanno scritto, ciao ciao ciao, vi voglio bene, grazie di seguirmi. Allora, per concludere, la domanda è: cosa cambio? La risposta è individua le cose da cambiare e non comincia a cambiarne una. Se i numeri salgono, quella è la cosa che funziona. Se non succede niente, ritorni su come prima e trovi un'altra area di cambiamento. Per esempio, cambi il modello di vendita, non succede niente, ok, fermi, torniamo sul modello di vendita prima. Cambiamo il dirigente. No, povero dirigente. Cambiamo il leader, cambia l'approccio alla leadership, non succede niente. Ok, ragazzi, allora cambiamo l'offerta, boom, salgono le vendite. Fermi, non cambiamo più l'offerta, adesso l'offerta va fatta così. Dopodiché su quell'offerta incominci a promuoverla, che è la seconda cosa da fare, perché se la prima cosa da fare è cambiare, la seconda cosa da fare è promuoviti, fai pubblicità e fai sapere agli altri che tu ci sei, sei disponibile e sei disposto ad aiutarli in cambio di denaro. Va. E queste semplici due mosse già vi dovrebbero dare dei risultati. Io sapete, perché l'avete visto sulla pagina Facebook, che ho scritto un libro nuovo, uscito pochi giorni fa, scritto a febbraio, uscito pochi giorni fa, che si chiama Mai più in crisi, una procedura in 7 passi per uscire dalla crisi e non piombarci più. Tanti di voi già l'hanno preso, vi ringrazio. Se non l'avete ancora preso, vi consiglio di andare su www.maipiuincrisi, senza accento, maipiuincrisi.it, scaricare l'ebook. E nell'ebook troverete tutta la procedura a 7 passi specifica, spiegata nel dettaglio per uscire dalla crisi. Non è un libro di 200 pagine, è un libricino di 50 pagine perché l'obiettivo è che sia facilmente fruibile. Se volete poi un maggiore approfondimento, una maggiore formazione su questo contenuto, potete comprare anche il corso Mai più in crisi, che è un corso di 2 ore dove approfondisco ulteriormente i contenuti e andrò a approfondire ulteriormente i contenuti, quindi un corso che già è strutturato, ma si approfondirò alcuni argomenti nelle prossime settimane. Ha un costo ridicolo di 47 euro, che è un costo fatto giusto per giustificare la pubblicità che sto facendo, ma il valore è enormemente maggiore. Chi l'ha già visto mi ha già detto che sono un pazzo a dare una cosa del genere a 47 euro, ma poiché sono pazzo, ho deciso che chi vuole
avere il corso e magari non si può permettere di pagarlo, può anche condividere con un link che c'è appositamente nel sistema, condividere il link dell'ebook e per ogni iscrizione che riceverà totalizzerà dei punti. All'ottenimento di 100 punti potrà ottenere il corso gratuito. Semplicemente con 10 persone che si iscrivono grazie alla vostra condivisione ottenete un corso dal valore di almeno 297 euro, perché quel corso lì vale almeno 297 euro, sono informazioni veramente interessanti, oppure lo pagate semplicemente 47 euro. Tutto questo durerà per poco, perché non ho intenzione di continuare a lungo, penso che durerà per un mese, dopodiché inizierò a vendere il corso e l'ebook a un valore più realistico. Però questa è un'opportunità, secondo me, per tutti coloro che ci sono in ascolto e che hanno intenzione di uscire dalla crisi e non piombarci mai più. Quindi www.maipiuincrisi.it, scaricate l'ebook, dopodiché decidete se volete comprare il corso oppure condividerlo con 10 persone e ottenerlo gratuitamente. Signori, vi abbraccio, vi bacio, è stato un piacere, ci vediamo venerdì. La prossima volta parleremo di vendite. Mortacci, zucca roba. La prossima volta parliamo di vendite. Vi abbraccio, ciao, alla prossima, ciao 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 ciao.